Ciao ragazze, oggi vi mostro le cose che ho preso recentemente da Tigotà con i coupon sconto e i miei pochissimi saldi che ho fatto da Tezenis. Quest'anno non sono proprio ispirata con i saldi, sono andata da Tezenis, ho preso giusto tre cose, quindi ne approfitto per farvele vedere. Iniziamo dal make-up e la prima cosa che ho preso però non da Tigotà ma da Sephora, il gloss di Fenty Beauty nel colore Fassi, questo rosa meraviglioso. Sapete che io amo il gloss bomb e quindi non potevo non farmi scappare questo, che è dal sottotono appunto rosato. Stessa texture, stesso profumo, stessa qualità. Già lo amo. Vi faccio vedere anche la differenza con il Fenty Glow, che invece è più pescato. Questo è il Gloss Bomb. E insomma si vede la differenza del riflesso, che uno è pescato e l'altro è rosato. Lo so, costano tantissimo questi gloss, 17 euro mi sembra, però io li amo. Sono i miei gloss preferiti di sempre. Da Tigotà invece, come vi accennavo prima, fino alla fine di gennaio sul volantino ci sono i coupon sconto: 20% su igiene persona, 30% su make up, 20% sui profumi se non ricordo male, non mi ricordo più. Ah, il 30% sulle Driadi. Quindi con il 30% di make-up io ho preso queste due cose. Lo smalto di Essie l'ho preso con lo sconto del 30%, quindi invece di 9,90 l'ho preso a circa 6 euro ed è stupendo. Licorice, questo color nero liquirizia che appunto indosso. Vi avevo scritto su Instagram un consiglio su uno smalto scuro, quasi nero. Mi avete scritto appunto alcuni consigli e però da Tigotà ho visto Licorice e me ne sono innamorata. Non avevo uno smalto nero e mi è presa in questo periodo un po' la fissa dello smalto nero. Trovo che abbinato bene con un giusto look, sia di abbigliamento e sia anche di make-up, trovo sia molto elegante. Questa qua che indosso è solo una passata, lucido, adesso non so quant'è la durata perché l'ho messo ieri sera, però veramente coprente, ci sono dei neri che si stendono malissimo, invece questo qui è coprente alla prima passata, lucido, si asciuga in fretta, ottimo. Adesso vediamo per quanto riguarda la durata, però contentissima di averlo preso e ringrazio chi me l'ha consigliato. Poi avevo voglia di una cipria compatta matificante e ho preso questa qua di Bourjois, la Film Mix, nel colore 01 Vanilla. Con lo sconto del 30% l'ho pagata 11 euro, mentre su Notino sta a 10,90, quindi dai, alla fine per un euro in più l'ho presa da Tigotà. Questo qua è il colore della cipria, spero sia effettivamente matificante, perché ad esempio ho la banana powder di Essence, però quella la uso principalmente per il contorno occhi. Quindi questo è lo 01 Vanilla, che sì, è comunque chiara. Io vi ho fatto lo swatch ma non si vede nulla. C'è anche uno specchiettino, la cipria all'interno, comunque carina la confezione. Quindi praticamente sono stata bravissima perché di make-up ho preso solo questi tre prodotti. Poi vabbè, ho preso la mia solita veline, le mie solite veline carta calla, queste qua le adoro, soprattutto questa che praticamente ha tutti i rossetti, le palette, insomma, 99 centesimi la prendo sempre. Poi ho ripreso anche le mie solite salviettine struccanti. Queste qua sono le solite Speedy Care. Io non le uso per struccarmi, ma da tenere qui sulla mia postazione make-up per togliere gli swatch. Sono favolose. Poi i dischettini di cotone della Quando È, che erano in offerta. Poi questo, che è lo struccante bifasico alla melagrana bio, l'ho preso con lo sconto del 20%, costa 3,99 euro però, quindi comunque costa già pochissimo, ve ne ho parlato nel video top e flop low cost. Con lo sconto del 30% sulle Driadi ho preso questa acqua dermoprotettiva all'avena e calendula di questa marca, che è appunto una marca bio, senza siliconi eccetera eccetera, e questa è una mist che dona sollievo immediato alla pelle arrossata, quindi perfetta per questo periodo invernale, anche se non la userò subito
perché ho un tonico da finire e poi sicuramente questa la userò. Questa costava 9,95 euro, ma con lo sconto l'ho pagata, insomma, del 30%, molto meno. Sempre con lo sconto del 20% ho preso questo olio 31 dell'Angelica. Questo è un olio con 31 erbe, che mi ha colpito un sacco, perché quando l'ho visto mi ha ricordato che una di voi, se non più di una, mi ha consigliato di prenderlo per quando ho il mal di testa, perché massaggiandolo sulle tempie dovrebbe dar sollievo. È una miscela di oli essenziali purissimi e 100% naturali, estratti da 31 piante. Qua c'è scritto che questo olio ha 1000 usi, ad esempio come massaggio muscolare dopo attività sportive, per un bagno caldo rilassante, un pediluvio, gambe affaticate, rasatura, cute, anche cuoio capelluto, però ho visto che su internet ha tantissimi altri utilizzi. Io sinceramente l'ho preso principalmente per il mal di testa, magari funziona, non so. Fatemi sapere se lo avete, perché non esiste solo questo qua dell'Angelica, ma ovviamente esiste di tantissime altre marche, lo vendono in erboristeria anche. Fatemi sapere come lo utilizzate. Ecco, questo costava 8,95 euro, però durerà una vita, penso, perché appunto va usato solo 2 o 3 gocce. Sono 100 ml di prodotto. In offerta da Tigotà c'erano questi due patch, uno per gli occhi e uno per i puntinieri di Skin Station. Sapete che Skin Station è quella marca di maschere, diciamo, soprattutto una che a me piace tantissimo, in idrogel. E appunto questo è un patch contorno occhi in idrogel, pelle tonica e compatta, che appunto era in offerta, io non vedo l'ora di utilizzarlo. E tra l'altro l'ho preso anche perché l'inci non è sicuramente bio, ma ha pure un buon inci. E l'altro che ho preso è il patch per i punti neri al carbone, questo qua. E anche questo, insomma, l'inci non è schifosissimo. Questi li ho pagati 1,99 € l'uno. Tra l'altro, visto che siamo in tema di Tigotà, vi volevo far vedere questo cofanetto che ho ricevuto proprio per Natale da Gala Cosmetics, quindi non molto tempo fa. Io ho scelto questo al vitis e melograno prime rughe, quindi siero viso prime rughe e crema viso prime rughe, questo qua che appunto ve lo faccio vedere qui anche perché lo vendono da Tigotà. Il fatto che sia prime rughe, insomma, mi interessa fino a un certo punto, ok, prevenire però è sempre meglio che curare. Vi dico che sto utilizzando il siero viso prime rughe, che appunto è questo qua. Lo sto letteralmente amando, non vi dico di più perché ve ne voglio parlare nel video della mia skincare routine del mattino. Mentre questa crema viso qua, prime rughe, ha una consistenza molto più densa, più idratante, proprio perché all'interno anche il burro di karité, invece il siero non ha il burro di karité. I sieri di per sé sono sì idratanti, ma un po' più leggeri rispetto alle creme viso. Quindi questa molto probabilmente o la regalerò a mia mamma o comunque la terrò e vediamo in futuro se utilizzarla. La scadenza comunque di un anno, quindi ci può anche stare. L'ho usata 2 o 3 volte, però vedete la consistenza è molto più idratante e è sicuramente più adatta per le pelli mature, più secche. Per il siero invece, appunto, ve ne parlerò prossimamente perché lo sto amando. Vi volevo poi far vedere questo qua che ho preso recentemente, che è di By Allegory. È praticamente un portamatite. Io ci ho messo le matite labbra, ma potete metterci anche le matite occhi. L'ho preso su Amazon perché avevo un buono che mi aveva regalato mia zia per Natale. Costa 14 euro, ma appunto ve lo volevo far vedere anche in video perché io lo sto amando, lo trovo veramente comodissimo, pratico e insomma lo adoro. Passiamo ora ai miei pochissimi saldi. Sono andata solo da The Zenith, come appunto vi ho detto quest'anno non sono per niente ispirata dai saldi. The Zenith comunque mi piace sempre tantissimo perché fa sempre tutto al 50% da subito, quindi The Zenith veramente mi dà sempre ottime soddisfazioni, come vi dico. Mi serviva un pigiama comunque di cotone leggero perché qua in questa casa fa caldissimo, ho dei pigiami veramente anche in pile che io qua non posso assolutamente utilizzare se non muoio di caldo. Ho preso appunto questo qui, fatto in questo modo. E il pantalone adorabile, fatto
fatto in questo modo, veramente adorabile, e appunto stava al 50%. Poi ho preso due maglie, ma semplicissime per casa, ad esempio questa l'ho pagata addirittura col 69%, quindi invece di 12,99 4 euro, ed è questa maglia qui, fatta in questo modo, una S però, veste bella larga, comoda appunto per casa, va benissimo. E poi quest'altro maglia, sempre per casa. Qua c'è scritto che veniva 22,99 euro, ma io l'ho pagata al 50%. E questa qui rosa, pelusciosa. Ha anche qua il gattino, insomma, fatta in questo modo, bella bella morbida e pelusciosa. Quindi niente ragazze, questi sono stati i miei unici saldi, non comprerò nient'altro. In realtà mi servirebbe un maglioncino bianco da abbinare a una gonna, però ho cercato, ma ovviamente sono andata troppo tardi in giro, non ho trovato niente, ma va bene così. Sinceramente non mi serve nulla, e quindi, cioè, andare per comprare solo per avere, insomma, non mi andava. Dite Zenis, mi piace moltissimo anche la collezione di cotone termico, infatti mi sa che magari prenderò giusto due maglie, però appunto non sono in saldo. Quindi ragazze, questo è tutto, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, ci vediamo giovedì, un bacione e alla prossima!